Dunque, proviamo a spiegare una delle tante anomalie di questa campagna elettorale in tempo di Covid. E l'anomalia di cui vorrei parlarvi riguarda il diritto di voto, che è un diritto garantito dalla Costituzione e che viene però palesemente compromesso sulla base delle regole che sono state approvate per questa tornata elettorale. E mi riferisco alle persone che risultano positive al Covid-19 o che comunque debbano fare la quarantena, per cui non possono recarsi alla seggio elettorale, ma possono ottenere la possibilità di votare a casa purché attivino una procedura che parte dalla comunicazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, da far pervenire fino a 5 giorni prima la data delle elezioni. Ora, il problema è questo: se io già lo so che sono in quarantena e lo so da tempo, posso anche rispettare questo termine. Ma cosa succede se scopro di essere positivo o mi impongono la quarantena 4, 3, 2 giorni prima della data delle elezioni? Se ciò accade, io non posso votare. L'attuale legge che disciplina l'accesso al voto, che è il decreto legge 103 del 2020, nulla prevede per questa fattispecie particolare, per cui ci saranno diversi cittadini che non potranno andare a votare semplicemente perché non è stato previsto in questo decreto legge, diciamo, questo caso specifico e quindi non è stata prevista la, diciamo, metodologia da doversi applicare per poter tutelare anche il diritto di voto di questa categoria di persone.